Ben ritrovati sui nostri canali, siamo in diretta qui con il nostro appuntamento settimanale Fiorentina Weekly, tanti contenuti che vi mostreremo quest'oggi, un'anteprima della Viola Roma di questa settimana e poi chiaramente faremo un punto sulla bella vittoria della nostra primavera, ma per quanto riguarda gli ospiti, quest'oggi ai nostri microfoni ci saranno Daniel Niccolini, l'allenatore in seconda e poi Joseph Malet, ovviamente i protagonisti di questa uh, trasmissione, siete voi che ci state guardando da casa e che ci avete... Inviato le vostre domande per i protagonisti di quest'oggi che abbiamo selezionato sui nostri canali, quindi ora lascio la linea a Luca Giammarini dallo Stadio Artemio Franchi e poi torneremo qui con Daniel Nicolini. E grazie, carichissima Rossella, buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in collegamento come sempre anche dallo Stadio Franchi con questo ping pong con il centro sportivo, vi raccontiamo un po' quello che è successo anche durante la settimana, in particolare sono arrivate insomma, il pareggio in Coppa Italia per la squadra femminile purtroppo senza il passaggio del turno, la bellissima vittoria invece eh, ieri da parte della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, tra l'altro una vittoria diciamo così che ha anche un sapore un po' retro, da una parte c'era Civu, l'allenatore dell'Inter, dall'altra parte invece c'era... E per l'appunto insomma il, il tecnico Alberto Aquilani quindi insomma chiaramente anche un po' di storia eh, del, del calcio una vittoria importantissima, l'analizzeremo e ne parleremo in maniera dettagliata tra pochissimo prima però appunto è già introdotto in qualche modo gli ospiti la nostra Rossella Petrillo parleremo con l'allenatore in seconda Daniel Nicolini chiaramente una settimana pazzesca per la Fiorentina, due vittorie arrivate all'ultimo tuffo quella contro l'Atalanta bellissima che di fatto poi ha regalato il passaggio del turno e la sfida che arriverà con la Juve e la vittoria eh, contro il recentissimo passato anche dello stesso Daniel Nicolini che ricorderete con la maglia della Florenzia Viola e poi naturalmente con una carriera d'allenatore e diamo la linea subito a Rossella. Eccoci qui con l'allenatore in seconda Daniel Nicolini, benvenuto. Oggi il mister ti ha incaricato di parlare ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti, oggi tocca a me parlare. Dai, anche perché non c'era mai stata occasione di poter eh, insomma, parlare qui insieme con i nostri tifosi, quest'oggi insomma ci sei. Sei pronto con le nostre domande? Prontissimo. Prontissimo. Vai, allora iniziamo subito con Giuliano, la cosa più bella che hai visto nella scorsa partita contro lo Spezia. Ma penso al di là dei tre punti, credo che l'esultanza sul gol di Sofian penso sia stata la cosa, cosa più bella della serata, l'unione della squadra. E a proposito di Sofian, abbiamo eh, Giulio che ti chiede cosa ha detto D'Ambrabat dopo la partita. Guarda, per l'appunto ci avevo parlato prima dicendogli di, di fare una grande partita perché era nelle sue corde e poi eh, siamo contentissimi perché... Dopo l'errore per l'1-1, certo. che sia stato proprio lui a segnare il gol della vittoria, ci ha fatto felicissimi. Andiamo avanti con The Rip: è soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora con la Fiorentina? Ma, eh, penso proprio di sì. Abbiamo trovato un gruppo di ragazzi disponibilissimi, che ci seguono al 100% e per ora penso che ci stiamo togliendo delle grosse soddisfazioni. A proposito di ragazzi che vi seguono al 100%, abbiamo la domanda di una nostra tifosa, Elena, che dice i ragazzi si trovano d'accordo su tutto quello che dice il mister? Oh, guarda, eh, c'è un confronto continuo con i ragazzi, sia col mister sia con noi dello, dello staff tecnico e penso che la disponibilità sia sempre al 100% e i risultati poi in campo comunque si vedono. Beh, pensiamo al prossimo appuntamento di domenica, l'Atalanta arriverà qui a Firenze con una fame di vittoria diciamo, dopo la sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia e poi della partita d'andata, eh, come affronterete questa gara? Ma sappiamo benissimo la forza dell'Atalanta che penso che sia una delle 3-4 squadre più forti del campionato noi li conosciamo, ci siamo preparati bene, la stiamo preparando bene e cercheremo di, di fare il massimo anche domenica Bene, siamo arrivati alla fine di questa mini intervista, tra pochissimo arriverà Youssef Malè ai nostri microfoni, allora ti chiedo una domanda per Yus che gli porrò poi dopo quando arriverà. Ce l'hai sempre preparata, eh, perché te l'ho detto prima, diciamo la verità. Un po' cattivo. Cosa pensa dello, dello staff tecnico del Mister? Va bene, allora io la porrò tra pochissimo. Grazie mille a Daniel Niccolini, lascio la parola a Luca e torniamo tra poco qui al centro sportivo. Domanda interessata, insomma, quella del, del tecnico Viola in, in seconda. Naturalmente uno staff che sta lavorando benissimo fin dalla partenza di Moena, l'abbiamo vista, le motivazioni forti che sono arrivate in tutto il gruppo e motivazioni che, che coinvolgono il gruppo. È una città perché di fatto anche domenica arriverà l'Atalanta partita difficilissima sulla carta così come lo era stato in realtà nelle due occasioni precedenti la doppia sfida contro la formazione di Bergamasca la formazione di Gasperini che eh, di fatto insomma si sta testando sempre nelle posizioni alte della classifica e però sono arrivate due vittorie per ora dalla Fiorentina. Vediamo che cosa succede domenica ora di pranzo. Dicevo della città, e allora tantissimi tifosi, oltre a quelli che ci scrivono fisicamente, sono e saranno presenti in uno stadio, sperando sempre di riempirlo il più possibile anche con eh, le norme, le leggi, insomma, che, che arriveranno a garantire una presenza che pian piano si attesta sempre di più vicina a, a quello che era successo prima della pandemia, sperando di uscirne sempre un po' alla volta grazie ai vaccini e lo ricordiamo a tutti naturalmente di continuare con la campagna vaccinale poi vediamo che cosa succederà nel futuro intanto parliamo di passato recentissimo quello che è successo ieri pomeriggio l'abbiamo anticipato in attesa di Jusmale eh, partita tra Fiorentina e Inter primavera primavera che arrivava da una sconfitta contro la Juve inizia così così la squadra di Aquilani in realtà per un disimpegno eh, sfortunato trova la via del gol subito l'Inter con, con Carbone al diciottesimo minuto la Fiorentina non si perde d'animo riparte e gioca la sua partita e Gareva eh, trova il gol del pareggio e quindi già un primo tempo molto buono della squadra di Aquilani e poi in apertura di, di ripresa arriva anche un grandissimo gol da parte di Davido vedete con il tiro della distanza forse c'è stata una deviazione, forse no comunque eh, rivediamo la traiettoria imparabile poi un um, tentativo di costruzione dal basso finito male ma soprattutto per merito della pressione che c'è stata altissima da parte dei Viola con Neri che trova il gol del del 3 a 1, un 3 a 1 eh, pesante anche in termini di classifica, fermo restando come ha detto mister Aquilani, eh, l'obiettivo è far crescere i ragazzi, possono sbagliare, possono fare bene, l'importante è continuare a farli giocare e a um, pensare anche a dei moduli eh, diversi da poter imparare, questo è successo insomma anche con qualche eh, ritocco alla formazione sono parole di, di Alberto Aquilani, noi però in questo salto che continua comunque la Fiorentina a fare anche con un vivaio che continua a far crescere i suoi giovani per eh, farli diventare poi a tutti gli effetti giocatori della prima squadra, eh, siamo andati a sentire anche le parole di, di Sottil che ormai del vivaio non fa più parte ovviamente, ma che è un giovane che sta crescendo alla distanza in questa prima squadra. Domani eh, troverete l'intervista completa della nostra Viola Room, noi vi facciamo eh, sentire qualche estratto, tra l'altro con un'invasione di campo eh, simpatica che vedete in queste immagini. Grazie, gentilissimo. Insomma, cosa ti motiva in questo periodo? Beh, cosa mi motiva in questo sport? Mi motiva il gioco del calcio, il divertimento perché io penso sempre che comunque, oltre che un lavoro perché noi lo facciamo di professione, sia il calcio sia il motivo di gioia. Però devo dirti che le sensazioni prima della partita dello Spezia erano positive. Bene, tra l'altro prossimo appuntamento per la Fiorentina l'Atalanta che avrà fame di vincere dopo le due sconfitte quella in Coppa Italia e in campionato come pensi di affrontarla? Sicuramente loro avranno voglia di rivalza però noi siamo in un periodo secondo me ottimo dove arriviamo da appunto, la vittoria in Coppa Italia il passaggio del turno, la vittoria a Spezia e quindi affrontare in questo momento eh, l'Atalanta in casa davanti ai nostri tifosi eh, secondo me è il momento perfetto Eric ti vedo carico, allora in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Credo in lupo, un abbraccio. Pillolina di Riccardo Sottil, domani arriva l'intervista completa che potete trovare sui nostri canali. Prima però è arrivato l'altro ospite, ospite della nostra puntata, ve lo introduciamo con una, così, con un video molto particolare. Yeah, I just wanna be gray, yeah, yeah. con Youssef Maleus, benvenuto grazie hai visto le immagini che vi ho preparato per te? sì sì ho visto tutto emozionanti un po' anche un rivedersi po sì. ma te ti rivedi dopo le partite eh, ogni tanto sì bene bene allora poco fa è arrivato ai nostri microfoni Daniel Niccolini sì. e abbiamo fatto ovviamente le domande dei nostri tifosi che tra pochissimo faremo anche a te ma io ho chiesto hai una domanda da fare al nostro Youssef Malé e lui ti chiede che cosa pensi dello staff del mister <ride> Bella domanda, no. A parte gli scherzi loro sono molto disponibili con noi. E cercano sempre di stemperare magari quando le cose possono andare bene. E poi sono uno staff giovane, io mi trovo benissimo con tutti. E così. Quindi niente, nessuna critica, no. non te la senti? Io. No. <ride> Tra l'altro no. il mister ti sta dando molta fiducia, cosa che ti sei eh, chiaramente meritato sul campo. Sì, infatti lo ringrazio. Cerco di lavorare tutti i giorni per, per ritagliarmi il più spazio possibile. Adesso ci sto riuscendo e cerco di dare più continuità possibile. L'ultima volta che ci siamo visti era il 9 dicembre, dopo il tuo primo gol in Serie A. Che cosa è cambiato da quel momento? Ma ho preso un po' più di fiducia nei miei mezzi, sono riuscito a ritagliarmi più spazio e a segnare anche qualche gol, quindi questo è cambiato. Lunedì scorso, titolare contro lo Spezia, te lo aspettavi? E in realtà non sappiamo mai la formazione fino all'ultimo, quindi non me lo aspettavo, però questo è anche un bene perché così durante la settimana... Diamo tutti il 100% per, per ritagliarci lo spazio e la titolarità. Una vittoria, quella della scorsa partita, molto importante anche per il gruppo. Sì, importantissima. L'ho detto anche prima della partita a, a Dazon che era fondamentale vincere ci siamo riusciti e siamo contenti. Siete un gruppo anche molto unito, lo vediamo sul campo ma lo diciamo sempre, si vede anche durante i momenti di backstage, durante gli allenamenti. Questo fa molto bene sia al gruppo e poi chiaramente anche la domenica quando si gioca. Sì, è molto importante che ci sia un gruppo unito perché poi in campo si vede e adesso lo stiamo dimostrando ancora di più. E l'unica cosa dobbiamo dare più continuità se vogliamo raggiungere degli obiettivi. A proposito di gruppo, ho qualcosa da farti vedere. Guardiamolo insieme. Sì. Due aggettivi per descrivere Youssef: ok, allora nello spogliatoio è uno che fa casino da morire, no, <ride> non è silenzioso che al è massimo. Vero. Mentre in campo, uno caparbio che non è una parolaccia. Cioè, stai tranquillo. <ride> Yusuf è un ragazzo molto, molto dolce, eh, calmo, ma in campo lui è aggressivo, cattivo, duro, un gran giocatore, mi piace, quality player. Belle parole, eh, quelle di Sofia. Sì, sì, di... sì, belle parole, lo ringrazio, ringrazio anche Antonio. Eh, sì, io magari fuori dal campo posso sembrare un po' così tranquillo, poi in campo è normale che ti devi dare un attimo da fare e tirare fuori anche le unghie. Ebbene, lo vediamo chiaramente tutte le volte che, che scendi in campo. Allora andiamo con la terza parte di questa intervista, le domande dei nostri tifosi. Partiamo subito con Phil che ti chiede, sei soddisfatto di ciò che hai fatto fino ad ora? Sì, sono contento, però comunque non, ancora non ho fatto niente, devo migliorare tantissimo su tanti aspetti, eh, sia in campo che fuori, però per ora diciamo che dai, sono contento. Giulio invece ti chiede, ti aspettavi di essere così partecipe fin da subito nel progetto? Ma ho lavorato eh, sin dal primo giorno per questo, per cercare di ritagliarmi il più spazio possibile e, e adesso ci sto riuscendo e cerco di dare continuità. Marini, invece, preferisci la fase, di, la fase di copertura in difesa o quella di inserimento in fase di attacco per trovare il gol? Mm, diciamo che quello che mi piace di più è attaccare lo spazio. Però è normale che un centrocampista deve saper fare tutto, e quindi anche la fase difensiva devo farla. Quindi. Intanto, guarda, stanno scorrendo le immagini eh, delle partite, del tuo gol, gesto iconico, il quale la faccio vedere un po' anche ora. In ah, così, ok. Sì. Ultima domanda per te: chi è il tuo punto di riferimento nella squadra? Ma. Cerco di, di guardare un po' tutti, quindi non ho in particolare un punto di riferimento preciso, quindi cerco di assorbire il più possibile da tutti i giocatori, che sono tutti giocatori di qualità e che hanno tanta esperienza in Serie A, a differenza mia. Bene, allora andiamo anche sul, sull'attualità, perché domenica arriva all'Atalanta una partita, come tutte, molto importante, come la stai preparando? Ma, come tutte le altre partite, la stiamo preparando bene in allenamento e eh, dobbiamo cercare di, di portare a casa il risultato e di tornare a fare punti in casa che da un po' che non, non li facciamo. C'è una bella concorrenza nel tuo reparto, <coughs> come la gestisci? Eh, diciamo che è un bene che ci sia tanta concorrenza perché poi il livello si alza e. Non è, non è facile per nessuno, però eh, la cosa importante è che chi va in campo comunque dia il 100%. Va bene, giusto, siamo arrivati alla fine. sei tutto teso così un po'... No. <ride> È finita la tortura, no? Scherzo. Grazie mille per essere stato con noi. Passo la linea a Luca Giammarini e in bocca al lupo ovviamente per domenica Grazie grazie mille. Lupo a Jus, naturalmente. Complimenti a Rossella che hai fatto sorridere quantomeno Yus che è uno serissimo. però in realtà poi è, lo dimostra in campo e gli facciamo i complimenti, naturalmente. Sono arrivate anche tante domande in corsa per i, per i tifosi, ma lo liberiamo giustamente per, per prepararsi invece per, le prossime, eh, per i prossimi allenamenti, per, per le prossime giornate, insomma, che poi eh, definiranno la preparazione verso la sfida contro la noi approfittiamo anche per raccontarvi un po' quello che c'è sui nostri canali, sempre a livello di podcasting siamo molto attivi, c'è cioè una parte anche lì dei tifosi definiamoli Vippo insomma eh, che, che guardano alla Fiorentina sempre con, con grande passione questa settimana la nostra Veronica Maffei è andata a, a sentire il commento di Gianfranco Monti poi parliamo un po' di, di storia recente in realtà insomma della Fiorentina con la, la cavalcata di Luca Toni eh, che visse due volte in viola praticamente la sua prima incredibile stagione con la scarpa d'oro poi l'arrivo fino ai mondiali il ritorno a Firenze e anche insomma le difficoltà che ha avuto a partire dal, dal basso, trovarsi in Serie A, ritornare indietro e poi arrivare insomma, di nuovo nel, nel calcio che conta. E Eccoci allora, qui. Rossella, hai, hai vinto un premio credo oggi importantissimo perché, a parte eh, i complimenti che ti terremo dai tifosi, ci sono le domande dei tifosi per te. In realtà, se vuoi, ma glisserei: non Molti complimenti. è il mio ruolo Mol... quello di rispondere alle domande dei ah, nostri vabbè. tifosi. Io pongo solo domande, ma non rispondo. Però, però <ride> hai, fatto, hai fatto veramente, diciamo così, mettere a suo agio anche Jus Malek, Che un provato insomma, però lo, lo si vede in campo e, que e quello è quello che deve fare. Il insomma. nostro Luca Giammarini, sempre puntuale anche a raccontarci tutti gli appuntamenti. Della nostra fiorentina non soltanto della prima squadra, ma anche della femminile del, della primavera. Noi siamo arrivati, Luca, alla chiusura di questa puntata. Chiaramente restate connessi sui nostri canali perché ci sono eh, tanti contenuti ancora da mostrarvi: oltre al Pre gara, la Radio della partita, dove ci sarà chiaramente il nostro Luca, il professore, ma <ride> Ma insomma ci sarà domani la pubblicazione del, dell'intervista completa a Sottile nella nostra Viola Room e tanto altro. Grazie per essere stati con noi e grazie Luca. Grazie a tutti, grazie Rossella, buona serata.